Ciao amiche e ciao amici, per la rubrica top 5 vediamo i 5 punti chiave della legge d'attrazione. Per far funzionare ovviamente la legge d'attrazione. Il primo punto chiave è che se vuoi attrarre qualche cosa devi concentrarti su ciò che vuoi attrarre, devi fare lì il focus e non sull'ostacolo, su ciò che ti impedisce, perché altrimenti vai a fortificare ciò che ti impedisce. Quindi se io non so, voglio sedurre una donna che mi piace, la mia intenzione dovrà essere lì, non dovrò pensare all'antagonista, a quello che mi sta mettendo i bastoni tra le ruote, perché se no vado a fortificare l'antagonista, vado a creare quel tipo di realtà lì. Il secondo punto fondamentale è quello dell'intenzione. L'intenzione che cos'è? È la direzione della nostra mente. È un po' come dire, io direziono la mia mente in quella direzione. Per cui è una focalizzazione delle mie energie. Noi al nostro interno abbiamo delle energie. Se queste energie, un po' come la luce, diventa una luce laser, si focalizza tutta in un punto, acquisisce molta più potenza penetrativa. Cioè, mentre la luce diffusa si diffonde appunto e ha poca potenza penetrativa, la luce laser penetra dentro anche l'acciaio. Quindi il potere dell'intenzione è fondamentale, una chiave fondamentale su cui si basa la legge d'attrazione. E poi il potere dell'intenzione deve essere collegato a un altro aspetto fondamentale che è il distacco dal risultato, cioè nel momento in cui io sono distaccato realmente da dentro dal risultato, non faccio finta che lo dico, sono distaccato dal risultato, le energie si canalizzeranno veramente in quella direzione. Se io resto attaccato al risultato, mi dimostro bisognoso e nella legge dell'attrazione che si dimostra affamato non verrà sfamato fondamentalmente. Il quarto punto fondamentale è gioire quando gli altri raggiungono il successo che io speravo di raggiungere, che magari io non ho ancora raggiunto. Ma se io gioisco sinceramente per il successo degli altri, come se comunicasse all'universo, anch'io sono sullo stesso piano, anch'io raggiungerò questa cosa. Se invece dimostro invidioso, mi dimostro astioso, perché gli altri hanno raggiunto qualcosa che io non ho, andrò a confermare il fatto all'universo che non devo avere quella cosa. E l'ultimo punto, che è abbastanza collegato, è al distacco dal risultato, evitare le paure, perché se io ho paura di perdere l'amore, anziché attrarre l'amore, attrarrò la paura di perdere l'amore, attrarrò situazioni in cui vivrò la perdita dell'amore, perché noi tendiamo a realizzare quelle che sono le nostre paure, se non abbiamo desideri da realizzare. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta da me. Il servizio è gratuito, ma devi essere iscritto al canale e la domanda va postata nei commenti ad un video qua nel canale YouTube. Bene, se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!